Labusa non è più l'isola felice che era un tempo. Accanto alla microcriminalità, ai vandalismi e ai furti, un altro fenomeno di difficile gestione provoca non pochi problemi alla cittadinanza, quello dell'accattonaggio molesto. È quanto è emerso ieri durante l'incontro pubblico organizzato dall'amministrazione comunale di Arco a Palazzo Giuliani su impulso dell'interrogazione dei consiglieri Andrea Ravagni e Bruna Todeschi, alla presenza del sindaco Betta e del comandante della polizia locale. Dal 2009 sul territorio arcense è in vigore la delibera che vieta l'accattonaggio molesto attuato con insistenza o con azioni di disturbo ed ora potrà subire ulteriori restrizioni secondo le segnalazioni raccolte ieri sera. Serata pubblica per parlare di accattonaggio, è uscito qualcosa di interessante? Ma sicuramente, perché abbiamo avuto modo un po' di raccogliere diverse testimonianze dei nostri cittadini, della nostra comunità, poi si sono raccolte anche un po' di ipotesi che sono state fatte. Io non ho condiviso un'ipotesi che ha fatto il consigliere Ravagni sul fatto di fare una sanzione ai cittadini che danno l'elemosina, perché questo non la ritengo una cosa giusta, perché già è una persona che fa l'elemosina, quindi lo fa per un atto, insomma, proprio morale, etico. Multarla sarebbe veramente negativo. Però sulle altre cose invece che sono uscite, quella di parlare di luoghi sensibili e quindi magari all'uscita di un ospedale, già una persona che entra e esce dall'ospedale ci va per motivazioni non positive, anche se ci va a curare, però lo stato psicologico non è uno stato psicologico facile quando si va all'interno di quelle strutture lì, o anche quando si va in una farmacia ad acquistare un prodotto, anche di comprare un semplice spazzolino, solitamente se ci si reca in farmacia è perché si ha qualche infezione e quindi non è mai bello. Quindi credo che andare a integrare l'ordinanza esistente sia importante e aggiornarla con alcune questioni che siano uscite. Poi sicuramente il comandante ha fatto un ragionamento che è interessante, che è quello del regolamento e di agire su questo. La cosa che mi ha anche colpito è che siamo l'unico comune qua nel Garda Trentino che abbiamo questo tipo di ordinanza e ci stiamo interrogando sul tema. Le altre comunità o non si sono interrogate o comunque non hanno avuto la forza di fare una serata pubblica. Io credo che da questa serata ne nascerà un'altra in cui si parlerà di sicurezza di queste tematiche e quindi sarà inserito anche il tema dell'accattonaggio. Uno degli inviti importanti secondo me che è uscito e che insomma è stato un po' sollevato, sì, anche da consigliere Ravagni, è quello di dire: beh, abbiamo molte associazioni, è giusto non fare magari l'elemosina e magari di favorire queste associazioni a partire dalla Caritas Trentino Solidale, che si occupano proprio di questioni legate ai temi della povertà e della mancanza di risorse. Comunque io la ritengo positiva perché comunque come amministrazione su un tema di questo tipo è giusto coinvolgere la comunità, è giusto coinvolgere le persone, raccogliere le loro testimonianze che si possono anche, tra virgolette, sfogare. Alcune delle persone che sono venute hanno raccontato due o tre episodi, insomma, importanti. Insomma, il fatto che questo tipo di accattonaggio magari sulle donne vengono, battono sulle spalle, e questo per me è un accattonaggio molesto, e anche da parte del comandante penso che abbia potuto raccogliere e trasferire alle proprie donne e uomini che lavorano con lui, trasferire queste indicazioni che ci sono dei tipi di accattonaggio che sono molesto. Quindi per me è un incontro positivo, poi vedremo come riusciremo a proseguire e andare avanti. Ma la riunione è stata particolarmente positiva ed io ringrazio il sindaco, le autorità politiche, militari presenti, i tanti cittadini, i colleghi consiglieri e anche i membri di comitati di partecipazione. È stato un incontro particolarmente interessante che penso vedrà sicuramente il Consiglio Comunale a breve unito su questo importante tema che ci ha visto invece anche nell'ultimo periodo essere un po' litigiosi per poter fare in modo che venga fatta un'ordinanza seria, modificativa di quella attualmente in vigore per fare in modo che dalla cittadina di Arco possa sparire l'accattonaggio molesto, ossia la presenza costante di persone che propongono la questa ai cittadini disturbandoli e facendo in modo che la città di Arco abbia anche un decoro urbano decisamente inferiore. Voglio fare altresì un invito ai cittadini di Arco, un invito serio ed importante. Cari cittadini di Arco, quando decidete di fare una donazione, siete sicuramente liberi di poterlo fare, ma perché non rivolgere la propria donazione invece che a delle persone che sono sfruttate, che devono
sottostare a quello che è un vero e proprio racket dell'elemosina, non donare invece alla Caritas, ad Alto Garda Solidale, a delle associazioni che fanno della solidarietà anche internazionale, dell'aiuto delle persone povere, la propria missione, invece di donare a delle persone che probabilmente sono delle finte povere e che la sera si trovano ad essere versate. Arcensi, pensateci su questo discorso. Grazie.